Omicidio Pescara, Thomas non ha fatto in tempo a difendersi, colto di sorpresa a Rosciano alle 17, i funerali del sedicenne. Dibattito aperto in Molise sugli effetti dell'autonomia differenziata. Pallante parla di grande opportunità, Boccardo della UIL, norma discriminatoria. Dopo 50 anni arrivano gli indennizi per i proprietari dei terreni espropriati per realizzare l'asso attrezzato. Marsilio e Magnacca consegnano assegno da 14 milioni di euro. La cultura approda all'ospedale Cardarelli di Campobasso, il Rotaract Giovani dona libri. Estate mozzafiato nel comprensorio dell'Alto Sangro con tante attività. A Basto consegnate le bandiere blu agli operatori del settore. Sapori del territorio e tradizioni, Isernia celebra la sua cipolla bianca, tanti visitatori nel capoluogo Pentro per la tradizionale fiera delle cipolle. Infine allo sport, il calcio di Lega Pro, Campobasso, Pescara e Pineto nello stesso girone, nel raggruppamento B anche Spal, Milan Under 23, Perugia, Ascoli e Lucchese. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione. Siamo in diretta, tante notizie nel telegiornale, ma in apertura, lo avete sentito dai titoli, torniamo ad occuparci dell'omicidio di Pescara. Sono stati trasferiti in strutture minorili di Bari e Roma i due ragazzini indagati per l'omicidio di Thomas Christopher Luciani, il sedicenne di Rosciano ucciso domenica scorsa nel parco del centro della città. Non ha fatto in tempo a difendersi, è stato colto di sorpresa l'indiscrezione dopo l'autopsia. E allora andiamo a Pescara, dove in diretta per noi c'è Valentina Ciarlante, che più tardi si trasferirà proprio a Rosciano per i funerali di Thomas. Valentina, buon pomeriggio. Sì, siamo in diretta da Pescara e siamo tornati davanti al parco Baden-Powell, dove domenica pomeriggio è stato brutalmente ammazzato Thomas Christopher Luciani, 16 anni. Oggi pomeriggio i funerali che saranno officiati dall'arcivescovo Tommaso Valentinetti. Il parco è stato chiuso su decisione dell'amministrazione comunale e dell'assessore al ramo Gianni Santilli perché c'era un via vai eccessivo di persone. Allora per qualche giorno è stato deciso di chiudere i cancelli. Pare ci sia stato anche un atto vandalico al campetto, però io vorrei farvi vedere e farvi percepire anche un po' dell'atmosfera che c'è qui, una grande atmosfera di commozione. Vedete, l'esterno del parco Baden-Powell è diventato praticamente un luogo di preghiera, dove tantissime persone continuano a lasciare dei fiori, dei messaggi per Crocs, così veniva chiamato, questo era il soprannome di Christopher Thomas, lo striscione Crocs, vive lasciato qualche giorno fa dai suoi amici. Nel servizio che sta per partire, tutte le novità sulle indagini che stanno rivelando ulteriori dettagli agghiaccianti di questa terribile storia. Gli interrogativi sono tutti relativi alla crudeltà e alla facilità con cui è stato compiuto un delitto in modo così efferato e, come hanno spiegato dalla questura di Pescara, senza un minimo di empatia verso la persona e verso ciò che è stato compiuto. I cittadini di ogni età continuano a far tappa in via Raffaello davanti al parchetto in cui Crocs, come lo chiamavano gli amici, domenica scorsa ha trovato la morte, per una preghiera o un pensiero. Sono molto sconvolta, volevo fare un omaggio a Thomas perché per me è come un fratello e mi dispiace che queste cose non si devono più ripetere, i ragazzi si devono un attimo comportare a modo. Il 30 agosto avrebbe compiuto 17 anni Thomas Christopher Luciani. La vita non era stata semplice per lui e quella notte non ha avuto nemmeno il tempo di difendersi. Le mani e le braccia di quel piccolo corpo violato da 25 coltellate, infatti, erano intatte, secondo il medico legale che ha svolto l'autopsia sulla salma. 15 coltellate sferrate da uno degli indagati, 10 dall'altro, la prima ricostruzione dopo la confessione di uno degli amici del gruppo, mentre gli dicevano di stare zitto per una questione di rispetto per un debito di 250 euro, poi il bagno al mare, i selfie, il coltello da sub avvolto in un calzino e buttato tra gli scogli e il corpo spostato. Impulso omicida, la spiegazione del GIP e la riflessione ancora più profonda oggi dopo le parole trascritte nell'ordinanza. L'unico vero intento, si legge, di voler provocare sofferenza e morte. Tra 60 giorni il medico legale Cristian Dovidio depositerà l'esito dell'esame autoptico svolto alla presenza del consulente di parte, il Dopolidoro.
Nel frattempo si valutano la premeditazione e le posizioni dei 5 ragazzini che sapevano cosa era accaduto nel parco e sono andati in tranquillità in spiaggia dopo il crimine. Il prefetto Flavio Ferdani parla per la prima volta pubblicamente dell'accaduto, previsti 30 uomini in più in città delle forze dell'ordine e un protocollo d'intesa con Procura e Tribunale dei Minori. C'è la voglia dei giovani di collaborare, di avere ascolto, di avere considerazione da parte del mondo degli adulti, e quindi come istituzioni vorrei proprio operare in questo senso, farli sentire protagonisti, collaborare insieme proprio per evitare che questi delitti si possano ripetere. E nel pomeriggio, come detto, alle 17 a Rosciano, paese di residenza di Christopher, l'ultimo viaggio che seguiremo nelle prossime edizioni, vi proporremo il servizio, naturalmente con ulteriori novità su questa storia che ha scioccato l'Italia intera. La linea può tornare allo studio da Pescara. Grazie. È tutto. Grazie, buon lavoro a Valentina Ciarlante. Ora ci occupiamo del dibattito che è in corso sull'autonomia differenziata e sui suoi effetti sulle regioni in difficoltà. Per il presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, è un'opportunità; per la leader della UIL, Tecla Boccardo, invece è una norma discriminatoria. Sentite. 172 contrari, 99, la Camera approva. Da un lato le bandiere delle regioni, quasi tutte del nord, sventolate in Parlamento, dall'altro l'accusa di aver spaccato l'Italia e di aver legittimato per legge i divari territoriali. L'autonomia differenziata, divenuta legge, alimenta lo scontro tra maggioranza e opposizione, con il centro-sinistra unito che ha annunciato una raccolta firme per il referendum abrogativo. Nel corso della presentazione degli appuntamenti organizzati dalla Regione Molise per celebrare i 60 anni di autonomia, il presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha sottolineato che grazie all'autonomia differenziata la piccola regione potrà mettersi al passo con le altre su temi centrali quali scuola, sanità, viabilità, infrastrutture. Di parere diverso ai sindacati, queste le considerazioni della leader della UIL, Tecla Boccardo. Ciò da cui davvero bisogna difendersi oggi non è l'autonomia dall'Abruzzo, ma dall'autonomia differenziata, da quella norma discriminatoria che è stata presentata qualche giorno fa dal governo, promulgata dal Presidente della Repubblica anche qualche giorno fa. Perché bisogna garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini, nella sanità, nella scuola, per il lavoro. Non possiamo avere lavoratori pagati diversamente a seconda della regione più ricca o più povera in cui si lavora. Non possiamo avere un sistema sanitario che prende a riferimento il criterio della spesa storica, perché noi saremo ulteriormente penalizzati, in quanto già da oggi il Molise non ha raggiunto una performance sufficiente. Il Molise non ha raggiunto, è tra le peggiori in Italia, con lo 0,3 della performance. Significa che il Molise non garantisce livelli sufficienti di tutela della salute, e questo è sotto gli occhi di tutti. Così come non si può avere una sanità diversa tra nord e sud, non si può avere una scuola diversa e una formazione diversa tra studenti del nord e studenti del sud. Dopo 50 anni arrivano gli indennizi per i proprietari dei terreni espropriati dove è stato poi costruito l'asse attrezzato a Pescara negli uffici della Regione. Questa mattina la consegna dell'assegno da 14 milioni di euro ed il presidente della Regione Marco Marsilio poi al veleno contro la minoranza sulle polemiche per la notte dei serpenti. Sentite tutto dal servizio. Le notizie sono due, la più importante è sicuramente quella che parla di 41 persone ristorate dopo anni di battaglie, confronti e dopo mezzo secolo dall'esproprio dei loro terreni, ovvero quelle zone tra Pescara e Chieti su cui è stata realizzata una delle infrastrutture più importanti d'Abruzzo, l'asse attrezzato. Poi c'è la novità che proprio la superstrada a quattro corsie, al centro di un contenzioso lunghissimo, passerà dalla gestione del consorzio Chieti-Pescara, unico a non essere entrato nell'ARAP, azienda regionale per le attività produttive, alla ANAS. Il presidente della regione Marco Marsilio negli uffici di Piazza Unione a Pescara ha consegnato un assegno simbolico con la prima tranche da 7 milioni dei complessivi 14. Abbiamo disincagliato una vicenda alla quale ormai non credeva più nessuno che si sarebbe potuta risolvere, e risolvere con soddisfazione piena delle parti, perché non abbiamo dovuto costringere nessuno ad accettare, come dire, saldi e stralci
magari anche poco rispettosi della storia, delle sofferenze delle famiglie, degli eredi, in molti casi ormai dopo tanti decenni, che hanno subito gli espropri e sui quali si era incagliato questo percorso. La delegazione parlamentare, in particolare l'onorevole Guerino Testa, con un emendamento si erano particolarmente spesi in questi anni per sbrogliare la matassa, e l'assessora alle attività produttive Tiziana Magnacca plaude all'operato del presidente e dei parlamentari. In Costituzione abbiamo il riconoscimento dell'importanza della proprietà privata, e quindi la liquidazione della proprietà privata è un modo per ripristinare questo vulnus alla Costituzione. Ma soprattutto, ed è questa la notizia che riguarda tutti gli abruzzesi, abbiamo la possibilità di ripartire con una nuova progettualità per quanto riguarda le aree industriali della Val Pescara. Marsilio poi ha replicato alle polemiche sulla Notte dei Serpenti, il concertone del 20 luglio, per cui la Regione ha stanziato 500.000 euro. Noi intendiamo far crescere l'Abruzzo e non pensiamo che l'unica cosa che debba fare l'Abruzzo è mettere i soldi nella sanità, perché qualche centinaia di mila euro rispetto a un bilancio della sanità di 2.700 milioni è una goccia nell'oceano. La demagogia la respingo al mittente, e mi dispiace vedere che una celebrità abruzzese come Enrico Melozzi debba essere soggetto ad attacchi volgari e strumentali per il solo fatto che, pur essendo un uomo di sinistra, un antifascista tutto di un pezzo, ha avuto il torto di dire che forse Marsilio era il presidente giusto per l'Abruzzo, e questo non glielo perdonano. Ora allora parliamo dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove grazie ad una lodevole iniziativa approda la cultura, grazie appunto ai giovani del Rotaract 2090 e all'ASREM sono state installate diverse librerie. Questa mattina la cerimonia con Alessandro Adamo che l'ha seguita per noi. La cultura all'interno dell'ospedale Cardarelli di Campobasso e giovani del Rotaract Distretto 2090 hanno donato dei libri al presidio ospedaliero. Sì, con il progetto Libri in Soccorso il nostro club ha voluto dare la possibilità di creare un momento di estraneazione per coloro che si trovano ad esempio qui nell'accettazione e anche nei reparti appositi. Quindi dare la possibilità di cultura e soprattutto quel momento di compagnia, soprattutto in un momento pesante di preoccupazione. Abbiamo deciso di installare 3 punti lettura all'interno dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, uno all'ingresso in prossimità del CUP, un altro situato presso la medicina d'urgenza, il pronto soccorso, ed un altro invece nel reparto di radiologia. Medicina d'urgenza, radiologia e l'atrio degli uffici del CUP, queste le postazioni dove sono state installate le prime 3 biblioteche. Il direttore generale dell'ASREM annuncia anche i progetti futuri come clown terapia. Sì, in questi reparti c'è necessità appunto di un'umanizzazione dei trattamenti, e il libro, così come anche altre iniziative, saranno portate avanti perché anche soprattutto in questi reparti un po' particolari, ecco, quale può essere il reparto di pediatria, non solo c'è la necessità di inserire il libro, ma noi cercheremo di portare avanti anche delle progettualità diverse, così come magari la possibilità di avere i clown dottori o avere altre possibilità che diano quel sorriso al paziente utente di cui, come dire, per il quale la serotonina, che è l'ormone della felicità, poi la fa da maestra e rende ancora più accettabile quello che possono essere delle condizioni di sofferenza. E questa mattina a Teramo l'apertura di un ufficio che aiuterà la città ad aumentare il flusso turistico. Era presente anche il sottosegretario con delega al turismo, appunto Daniele Damario. Il servizio è di Chiara Bonatti. Questa mattina è stato inaugurato l'ufficio IAT, informazione e accoglienza turistica del comune di Teramo, in via Carducci. Si occuperà della gestione di eventi, attività, tour e proposte commerciali di destinazioni e di prodotto. La struttura è formata da 3 ambienti, uno dedicato alla montagna, uno al mare e uno al capoluogo, con allestimenti che ricordano le 3 tipologie. L'obiettivo è quello di trasformare l'ufficio in un hub di servizi, per questo è stato fondamentale la collaborazione tra istituzioni, anche con la Regione Abruzzo.
Splendida sinergia tra Comune, Regione e IMC Adriatica ha portato oggi all'apertura di questo punto informativo che tanto mancava a Teramo, e un tassello in più che mettiamo per accogliere con professionalità i turisti che decidono di passare qualche giorno qui a Teramo. Devo dire che noi in Abruzzo ci stiamo impegnando tantissimo per rendere più visibile questa regione. Io insomma dico sempre che fino a qualche anno fa l'Abruzzo era uno dei segreti meglio custoditi al mondo, oggi devo dire che sempre più persone si rendono conto che c'è una regione al centro dell'Italia che ha tutto quello che serve per rendere felice un turista. Niente che poi le istituzioni hanno il compito di promuovere questo territorio, ma poi la palla passa agli operatori. Ovvio che anche i punti di informazione hanno un compito importante, che è quello di far rendere conto di tutto ciò che possono visitare qui a Teramo ed essere guidati con personale professionale e professionista. Una struttura importante che arriva anche a Teramo, tanto il lavoro prima ma anche adesso dopo. Eh sì, è cosa importante perché si fa squadra, sono reti istituzionali che si mettono insieme per promuovere il territorio e poi il Comune di Teramo che affida a Consorzio.Europa la scrittura del progetto, il progetto viene vinto, un Interreg di Croazia, Italia-Croazia insignificativo, e quindi mettere a terra le risorse europee che producono fatti, risultati, miglioramento dei servizi e soprattutto capacità di raccontare, promuovere, accogliere i turisti sempre di più su questo territorio di Teramo e dell'Abruzzo è la cosa che ci rende orgogliosi come Consorzio.Europa. Una realtà importante arriva a Teramo, necessaria per il turismo, necessaria per connetterla agli operatori turistici ma anche a tutta la città. Sì, esatto, è una realtà, oltre all'ufficio IAT chiaramente per il quale ringraziamo la Regione, c'è anche un visitor center, probabilmente parliamo di uno degli spazi più tecnologici e più avanzati sotto l'aspetto dell'accoglienza turistica di tutta la Regione Abruzzo e che ha appunto l'ambizione di presentare tutto il territorio provinciale. Non siamo qui per presentare la città di Teramo esclusivamente, ma vogliamo in qualche modo dare la possibilità a tutti i territori, anche e soprattutto quelli dell'entroterra, di essere conosciuti e visitati attraverso questo ufficio. Buone notizie per l'occupazione in Abruzzo. Secondo un'indagine compiuta da Confindustria Medio Adriatico con i feedback di 251 imprese, nel 2025 ci saranno almeno 900 posti di lavoro in più. Sentite. Futuro e lavoro, un binomio che a strettissimo giro, quindi a partire dal 2025, si tradurrà in occupazione. Più 3,6% quella prevista in Abruzzo, pari a 900 persone impiegate. Numeri positivi che danno speranza emersi dall'indagine sulle competenze e sulle professionalità richieste da 251 aziende della regione. L'indagine è stata promossa da Confindustria Medio Adriatico e dal report Servizi e Manifattura risultano i comparti più richiesti. Ciò che emerge inoltre è la voglia di occupare persone che siano orientate verso degli obiettivi. A commentare, a confrontarsi su questi numeri e su questi temi, i vertici dell'associazione, insieme all'assessore al lavoro della Regione Abruzzo Tiziana Magnacca, ai referenti di Adecco, ai segretari di CGL, CISL e UIL e a numerosi imprenditori che vogliono ampliare sempre più i loro orizzonti. I dettagli dall'esperto Gian Maria De Paulis, vicepresidente di Piccola Impresa di Confindustria Abruzzo. I servizi sono quelli che danno un dato di crescita maggiore, superiore al 7%. Ma ancor più bello in un certo senso è che quelle che assumono sono soprattutto le aziende sotto i 50 dipendenti, quindi una piccola impresa, quindi una PMI che dà un segnale importante al mercato. Ovviamente un dato in controtendenza rispetto a due anni fa, che era stata portata ed effettuata la stessa analisi su un campione un po' più legato alla provincia di Teramo, ma che comunque poi con dalle analisi alla regione abbiamo visto che era trasversale, dove c'era un dato in netta decrescita, quindi un mercato che si sta attivando dal punto di vista dell'occupazione organica. Nuovo incontro in regione questo pomeriggio sul futuro della VIBAC, sul futuro in particolare dei lavoratori, con la trattativa fra i responsabili del gruppo industriale e i rappresentanti sindacali sul ritiro del licenziamento collettivo proclamato nei confronti di 90 dipendenti. Le immagini che vedete si riferiscono all'incontro di ieri, che poi è stato sospeso ed aggiornato appunto ad oggi pomeriggio. Vi terremo aggiornati. Ed ora parliamo di intelligenza artificiale. Ieri a Isernia l'incontro formativo organizzato da Unimol
e Camera di Commercio, è intervenuto anche Luca Mastrangelo in rappresentanza di Planet Call Direct e Semiotic Lab, l'incontro informativo che si è svolto nel capoluogo Pentro. Per il Molise, ha ricordato Luca Mastrangelo alla platea di imprenditori professionisti e studenti, l'intelligenza artificiale è come avere una Ferrari perché ci consente, ha detto, di stare al passo e di recuperare diversi gap rispetto a realtà più dinamiche. Ovviamente è per tutti noi una opportunità, ha concluso, perché grazie all'intelligenza artificiale sarà possibile delegare e automatizzare la parte più banale e noiosa del lavoro, liberando tempo ed energie importanti da dedicare ad esempio alla creatività e alle strategie. Centinaia di visitatori a Isernia questa mattina per la consueta fiera delle cipolle. Quest'anno la produzione è stata soddisfacente sotto il profilo qualitativo e quantitativo, con grande soddisfazione di produttori ed acquirenti. Nicola De Santis. Centinaia di persone provenute anche dalle province limitrofe hanno visitato i banchi dislocati nei pressi dell'auditorium per la Fiera delle Cipolle, tradizione che si perde nella notte dei tempi. Qui gli Isernini, e non solo, sono particolarmente legati. Anticamente contadini e allevatori approfittavano della fiera per esporre frutta, ortaggi ed animali, con la cipolla bianca di Isernia regina del mercato. Oggi sono sempre meno le persone disposte a sacrificarsi nei campi e così la Fiera delle Cipolle si è aperta alle più disparate categorie merceologiche. Ciò nonostante, alcuni continuano coraggiosamente a mantenere in vita la tradizione. Quest'anno com'è andata il raccolto? Diciamo che per me il raccolto va sempre bene perché sono secoli che coltiviamo queste cipolle qua, quindi non è che all'improvviso facciamo le cipolle e escono. Quindi sappiamo un po' tutta la procedura per alla fine per andare avanti con la crescita delle cipolle. Va bene, anzi abbastanza va bene, almeno fino adesso va bene. Il raccolto com'è andato? Un poco va. Colpa del meteo? Boh, non lo so, non lo so, se è stato perché è stato il tempo, non lo so. È andata così. Comunque va tutto bene. Grazie a Dio va bene. Beh, è un po' male, ma comunque ci dobbiamo. Perché male? È male perché è un po' per la pioggia, muore troppa sercita e allora è sempre un po' a male andata. Sia l'aglio sia la cipolla? Esatto, perché è stata troppa acqua, si è bagnati e allora non è andato bene. Ma comunque ci dobbiamo accontentare. Se uno mette un di più fa sempre della qualità, se ne mette poco, poverino, non ha fatto niente. Ha riforzato solamente la moneta. Particolarmente apprezzato il gazebo allestito dai soci della cooperativa LAI che hanno coltivato la cipolla bianca di Isernia proprio in previsione della fiera, coordinati dal signor Luciano. È stata un'ottima produzione, sia per quanto concerne la quantità che per quanto concerne la qualità. Abbiamo avuto il risultato che tutti aspettavamo, cioè il vero bulbo della cipolla bianca di Isernia, sia per quanto concerne la quantità, ripeto, che la qualità. Quindi una pezzatura adeguata a quella che per me, che sono cittadino isernino da tempo, rappresenta la cipolla bianca di Isernia. E c'è anche chi prova ad innovare restando nel solco della tradizione. Casapleid in questo momento propone un menù a base di cipolla bianca di Isernia, è una cipolla molto dolce che si presta molto bene a tante preparazioni. Trasformiamo anche la cipolla bianca di Isernia prodotta dall'Associazione della Cipolla Bianca di Isernia da diversi anni e inoltre promuoviamo questo frutto, questo bulbo anche attraverso la cultura, eventi culturali. Abbiamo un podcast letterario che si chiama Metamorfosi della Cipolla fatto da Davide Ricchiuti. Celeste, artigiano isernino, ha colto come ogni anno l'occasione della fiera per mostrare al pubblico, al di fuori del centro storico, i suoi pregevoli manufatti in pelle. Sì, dopo ancora 40 anni di lavoro sono qui alla fiera delle cipolle. La tradizione nel mio caso è il lavoro manuale, artigianale, continuo con i miei prodotti,
con il cuoio, prodotti che faccio dagli anni 80 ormai. Nel comprensorio dell'Alto Sangro ha preso il via la stagione estiva per venire incontro alle esigenze dei turisti. Anche quest'anno è confermata l'apertura delle stazioni di Monte Pratello e di Pizzalto. Le stazioni apriranno i battenti il prossimo 6 luglio e chiuderanno a settembre, tanto divertimento in quota. Escursioni e un'offerta gastronomica di altissimo livello. Pasquale Damiani. Comincia la grande stagione estiva del divertimento sulle montagne dell'Alto Sangro. Con la sua calorosa ospitalità, la sua flessibilità e la sua individualità, l'Alto Sangro offre a ospiti e amici innumerevoli possibilità di godersi una vacanza estiva che non è seconda a nessuno. Chi conosce le montagne di Rivisondoli e Roccaraso solo come un paradiso di piste imbiancate dalla neve dovrebbe venire anche in estate, quando il sole splende alto. Non solo i pittoreschi sentieri tra boschi e rocce sono senza neve e pronti per escursionisti in cerca di avventura. L'estate è bella perché ci si diverte. Sì, ci si diverte, poi qua in questo splendido paesaggio ancora meglio. Poi noi siamo una società sportiva, quindi siamo venuti qua per fare questo raduno, diciamo scappando dal caldo di Roma, e quindi qua stiamo al fresco, si mangia bene e si fa sport all'aria aperta al fresco. A voi piace questo posto? Sì, molto. Sarà un'estate lunghissima con gli impianti di risalita aperti che apriranno a breve, come sottolinea Claudio Del Castello, responsabile della comunicazione della società Alto Sangro Ski Pass. Dal 6 di luglio tutti i weekend fino a luglio e poi dal 27 sempre aperti fino alla primo weekend di settembre. Quindi sarà un'estate lunghissima. Sicuramente un'estate lunghissima, cercheremo ogni anno sempre di aumentare, di allungare la stagione estiva, offrendo sempre nuove attività, mountain kart, escursioni in bicicletta, da quest'anno anche il parapendio, quindi pian piano si amplia sempre la nostra offerta estiva, ovviamente sempre con la ristorazione, con i ristoranti qui a Monte Pratello, a Pizzalto, anche in quota fino a 2050 metri, dove sicuramente troverete un'area molto più pulita rispetto alle città e un'offerta che non vi lascerà, diciamo, che vi lascerà senza fiato. Quindi inizia nel migliore dei modi l'estate in alta quota? Esatto, nel migliore dei modi, tutto quanto bello curato, abbiamo del verde, abbiamo nuovi sentieri. C'è solamente da prenotare, da venire e venire a scoprire tutto il territorio dell'Alto Sangro e tutte le bellezze che ci circondano. Dunque impianti aperti fino a settembre a disposizione di chi vuole passeggiare in montagna, pranzare in baita o divertirsi con le nuove bike. Anche gli operatori turistici scommettono molto sui mesi di luglio e agosto, che potrebbero essere la grande novità della stagione, con impianti e percorsi ciclabili e di trekking finalmente a disposizione dei tanti turisti che amano le montagne. Tra Rivisondoli e Roccaraso stanno puntando anche alcuni imprenditori che hanno deciso di investire realizzando alberghi e spa 5 stelle tra natura e aree benessere. Con la sua aria fresca, i paesaggi mozzafiato e una ricca tradizione culinaria, il comprensorio dell'Alto Sangro è pronto ad accogliere tanti turisti incantati dalla sua bellezza inconfondibile e vivere appieno la magia di questa zona. Restiamo sul turismo con la cerimonia di consegna della bandiera blu a Vasto, cerimonia che ha visto protagonisti tutti gli operatori della città. Per il sindaco Francesco Menna si tratta di un obiettivo importante che rende fieri ed orgogliosi. Sentite. Nella sala consiliare del comune di Vasto si è svolta la cerimonia di consegna della bandiera blu ai balneatori, agli albergatori e operatori turistici della città adriatica. Il mare pulito e la bellezza del territorio hanno permesso ancora una volta a Vasto di ottenere il prestigioso vessillo. Grande soddisfazione ha espresso il sindaco Francesco Menna. Il riconoscimento della bandiera blu, ma Vasto deve dire delle bandiere blu, perché Vasto ha 17 km di costa, due riserve, la scogliera, una delle spiagge più lunghe, più larghe della costa adriatica, sicuramente dell'Abruzzo, significa, insieme alla bandiera verde e gialla, che è la città per eccellenza del turismo, del riposo, del benessere, della costa dei trabocchi, del brodetto di pesce, insomma di quella che a noi ci piace definire veramente la città del benessere e della gioia.
Un ottimo strumento di garanzia per Vasto, ma soprattutto per i vacanzieri che hanno deciso di trascorrere le ferie in Abruzzo. Un riconoscimento che soddisfa diversi parametri, dalla qualità delle acque alla cura della spiaggia, come sottolinea l'assessore all'ambiente Gabriele Barisano. Abbiamo riconfermato le bandiere dello scorso anno, ormai sono più di 20 anni che prendiamo la bandiera blu, è la dimostrazione dell'impegno dell'amministrazione, ma soprattutto degli operatori economici, perché la bandiera blu è un meccanismo in cui tutti devono compartecipare, quindi i meriti vanno a noi come amministrazione, a tutti gli operatori economici che lavorano intorno a questo nostro bellissimo mare. Un riconoscimento che non è solo per la bellezza delle acque, ma anche per altri aspetti? Assolutamente sì, la bandiera blu si va su 5 macro aree, tra cui la sicurezza, l'ambiente, l'acqua pulita, i servizi che si offrono alla cittadinanza, ai bambini, quindi è tutto un insieme. Quindi ripeto, il merito non è solo dell'amministrazione che lavora bene per raggiungere questo obiettivo, ma anche degli operatori economici che lavorano sul nostro bellissimo sole e sul nostro bellissimo mare. Tenete presente che noi abbiamo anche 2 riserve, infatti sono state premiate anche alcune spiagge che credo sia la spiaggia Punta Penna, che sia una delle spiagge più belle d'Italia. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, ora vediamo che tempo farà domani in Abruzzo ed in Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per sabato 29 giugno, in Abruzzo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli, mare poco mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: L'Aquila 15 la minima, 31 la massima, Pescara 14, 31, Chieti 14, 29, Teramo 16, 29 gradi. In Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli, mare poco mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: Campobasso 14 la minima, 26 la massima, Isernia 16, 28, Termoli 14, 29, Venafro 16, 30. Gradi. L'informazione in diretta torna questa sera con la collega Noemi Galuppo. Vi ricordo che potete seguirci anche sui social, sulle pagine ufficiali Facebook ed Instagram. Ora linea alla regia consigli per gli acquisti. Restate con noi, tra pochissimo la pagina sportiva. Parleremo di calcio, di Lega Pro con il Campobasso, il Pescara ed il Pineto nel raggruppamento B. A tra poco. Lo sport, il calcio di Lega Pro sono stati ufficializzati in tarda mattinata i gironi al termine del consiglio direttivo. Ebbene, il Campobasso, il Pescara ed il Pineto sono stati inseriti nel raggruppamento B, che possiamo mettere a schermo intero, così vediamo tutte le squadre: Arezzo, Ascoli, appunto Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago e poi Lucchese, Milan Futuro, il Milan Under 23, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus, Entella e Vispesano. Restiamo con questa schermata. Dunque un super girone per il Campobasso, per il Pescara e per il Pineto. Su tutte spiccano Spal, ma anche Ternana e Lucchese, il Perugia ed il Milan Under 23, oltre anche all'Ascoli che ha militato nella massima serie. Dunque un girone davvero di ferro, ci sarà da divertirsi. Parliamo del Campobasso che è attivo sul mercato in attesa delle prime ufficializzazioni che ci saranno a partire da lunedì e martedì. Campobasso, diciamo, attivo sul mercato e piace il centrocampista Tribuzzi. Sentite. 18 gol, 6 assist, ritmi sempre alti. È lo score di Antonio Di Nardo con la maglia del Campobasso, numeri che l'attaccante evidenzia sui social. Maglia rosso-blu che il bomber dovrebbe continuare ad indossare. Secondo i bene informati, siamo ai dettagli, le parti sono vicine e starebbero per rinnovare dopo l'ok arrivato da Piero Braglia, che ha l'ultima parola su tutte le operazioni in entrata. E sulle conferme, il nuovo mister avrebbe dato
dato l'ok anche per Maldonado e Romero e per Yander Parisi, Esposito e Lombari. Braille sarà ufficializzato lunedì, al massimo martedì. La prossima sarà una settimana movimentata per il Lupo, che inizierà a muovere i primi passi tra i professionisti. Prima Braille, poi nuovi acquisti. Le trattative sono tante e tutte di grande qualità. Radio Mercato riporta con forza l'interessamento del Lupo per Alessio Tribuzzi, professione centrocampista trequartista, ex Frosinone, giocatore di qualità nelle ultime due stagioni nelle fila del Crotone tra alti e bassi. Su Tribuzzi si è fiondato con forza l'Avellino, che vorrebbe riportarlo in bianco-verde. L'agente del giocatore, Andrea Pasini, non esclude altre soluzioni. Tra queste il campo basso, ma c'è da convincere il giocatore, soprattutto il Crotone, che attende una offerta congrua. Discorso uscite, con la valigia in mano ci sono quasi tutti i protagonisti della pazzesca vittoria del torneo. I calciatori del Lupo piacciono tanto, in particolare a chi vorrebbe tagliare il traguardo per primo. Un esempio su tutti, Lorenzo Persichini, finito sul taccuino degli operatori di mercato dell'Ostia Mare. Ed ora il mercato del Pescara in uscita. Parliamo della trattativa tra Cuppone ed il Cerignola, che è in stand-by perché c'è l'accordo con il Pescara, dunque c'è l'accordo tra le società Pescara e Cerignola. Manca invece l'intesa tra Cuppone, tra il giocatore e la società pugliese, e le parti al momento sono molto distanti. In due stagioni, ricordiamo, in maglia bianco-azzurra Cuppone ha collezionato 84 presenze e realizzato 22 reti. Novità importanti sono attese anche nel corso delle prossime ore, con l'incontro tra il presidente Sebastiani e l'imprenditore Navarra, e poi c'è la manifestazione di domani dei tifosi, manifestazione che inizierà alle ore 14 con il ritrovo, tifosi che vogliono mandare via il presidente Sebastiani. Cambiamo decisamente argomento, occupiamoci di bocce. Con la conferenza stampa di questa mattina si è entrati ufficialmente nella tre giorni che assegnerà i tricolori di raffa maschile, femminile e junior. Vincenzo Ciccone. I campioni uscenti del Vigasio, il Giorgione, Perugia e Caccialanza Milano per la Serie A maschile, le scudettate 2023 del Castel San Pietro, Sandro De Sanctis Roma, Sant'Erminio Perugia e Possaccio per il torneo nazionale Elite femminile. Vigasio Villafranca, Morrovalle, Cacciatore Nocera Superiore e Martano, infine, per il campionato italiano di società juniores. Sono questi i magnifici 12 team che sino a domenica si contenderanno i rispettivi scudetti della Raffa nelle finali ospitate a Campobasso. In mattinata, presso l'ex GIL, c'è stata la conferenza stampa di presentazione, alla presenza del numero uno della Federbocce Marco Giugno De Sanctis, del presidente federale regionale Giuseppe Formato, della consigliera nazionale CONI Elisabetta Lancellotta e dell'assessore regionale allo sport Salvatore Micone, che nella circostanza, al microfono di Fabiana Abbazia, ha ricordato come il territorio abbia risposto presente alla sfida lanciata durante lo scorso mese di novembre dallo stesso numero uno federale De Sanctis. E a novembre, in un incontro di ulteriore evento fatto in Molise, il presidente nazionale ci aveva lanciato questa sfida. Non so se lui si augurava o meno che noi, insomma, avessimo mantenuto la parola, invece siamo andati avanti dritti per raccogliere questo invito e poter ospitare nel Molise questo importantissimo evento. Quindi in questo fine settimana tre giorni di sport, di festa, ma soprattutto per accogliere la Final Four scudetto maschile, quindi diciamo appuntamento di grande rilievo per il settore, per lo sport, per la nostra regione, ma soprattutto anche per fare, come sempre quando avviene in questi momenti, una promozione importante del nostro territorio. Lo stesso vertice tricolore del movimento boccistico, peraltro, si è speso in parole di grande elogio per il cosiddetto modello Molise della disciplina. La regione si è comportata splendidamente perché con un contributo congruo per la nostra federazione possiamo organizzare questo grandissimo evento, perché è la massima espressione del boccismo nazionale della Raffa, per cui veramente un plauso alla Regione Molise, un plauso al Comitato regionale e anche alla Federazione, che insieme hanno concertato questa azione programmatica di grandissimo valore. Abbiamo organizzato anche il Consiglio federale, la consulta territoriale, quindi c'è il GODA dello sport italiano, della dirigenza sportiva nazionale boccistica, e poi il fatto di organizzare insieme la Final Four dei giovani, la Final Four delle donne, torneo nazionale, e la Final Four dei seniores della specialità Raffa, dove noi siamo i leader, noi siamo reduci da due ori agli europei,
ma diciamo che insomma l'Italia è la più forte nazione del mondo per la raffa, credo che ci siano tutti gli ingredienti per assistere a un grandissimo spettacolo. Due ventiduesimi ed ultimi posti sono questi riscontri delle due selezioni di pallavolo del Molise al Trofeo delle Regioni che si è concluso in mattinata a Corigliano Calabro per i due team nei quattro giorni di competizioni. 8 sconfitte in altrettanti match, ma un processo di crescita costante. Bene, è tutto anche con lo sport. Grazie per averci scelto. Buona continuazione con la nostra informazione. Arrivederci.